questo progetto nasce per quel che riguarda l'esigenza di diversi produttori che, diciamo, oltre alla fase del biologico, applicano in campagna, nelle loro aziende, già tecniche di biodinamica. E chiaramente hanno chiesto con forza di vedere riconosciuto questo loro lavoro anche con un'evidenziazione al consumatore, quindi creando una spinta per creare un marchio che andasse a certificare questo loro lavoro che svolgono tutto. E questo ci ha un po' appassionato. Questo marchio nasce da una unione di due parole simboliche, verde e idea, che ci sembrava molto coerente per identificare l'agricoltura biodinamica. Poi simbolicamente sono graficamente vengono portati dei simboli che testimoniano quello che è il processo produttivo del biodinamico. Quindi la pianta, quindi l'azienda agricola al centro dell'universo, il terreno evidenziato come diciamo attraverso la sua componente principale della fertilità, l'humus, come elemento di equilibrio, come elemento che mette in equilibrio l'azienda agricola vista come un organismo e l'ambiente circostante, nell'ambito dei cicli naturali, delle stagioni rappresentate dalle fasi lunari. Questo è, ci è sembrato, proprio la maniera per identificare simbolicamente questo sistema di produzione, appunto, che è l'agricoltura biodinamica. Diciamo che questo qui a regime potrà essere circa un 20-25% di tutto quello che è il biologico che noi abbiamo. E questa è una cifra che ci ha fatto muovere, perché chiaramente la spinta era forte. Il progetto sarà in grado di partire a maggio. Sicuramente il comitato tecnico-scientifico a cui verranno rivolte le domande per essere dei produttori, per essere poi, diciamo, verificate, avrà una tempistica dove alla fine del 2019, cioè già il progetto parte a maggio, per poi dire che già nel 2020 avremo le prime certificazioni, diciamo, di Verdera. Bocca al lupo per questo bel progetto che coinvolge i produttori e coinvolge un grande gruppo, insomma, che è stato leader dagli anni 70 per il biologico.